Puoi dir che al mondo avrai ogni dolcezza, finché di babbo e mamma hai la carezza. Al Gesù adolescente Don Bosco si è svolto il raduno annuale degli ex allievi. Like them old school jams that kinda make you wanna dance. Lose yourself in music, feel so free. It's time to take your stand and turn things around. I want you to express yourself through music. And don't hide it, and just sing it. Let's get it together. Cause music and that freeness of thinking is pushing us. Al microfono di Caterina Rao sono intervenuti il professor Paolo Sapienza, salesiano, i professori Vincenzo Saieva per Laboratorio Auto, Giovanni Pipitone per il settore grafico, Damiano Gulino, informatica e tecnica fotografica e responsabile pubbliche relazioni. Inoltre sono intervenuti gli ex professori Gaspare Barbera e Salvatore Sabatino, Pietro Di Noto, presidente ex allievi, Toto Cuffaro, ex presidente della regione siciliana ed ex allievo salesiano. Ha celebrato la messa Don Giuseppe Cutrupi, delegato ispettoriale degli ex allievi del Gesù adolescente. Il tutto raccontato dalle telecamere di Palcoscenico TV per la regia di Rosario Zappa. Oggi ci troviamo all'Istituto Don Bosco, un istituto salesiano Gesù adolescente. In questa scuola si è formato anche l'operatore video che in questo momento ci sta riprendendo. Una grande formazione e ho il piacere e l'onore di stare in compagnia con una grande persona, un grande uomo di alto spessore, il professore Paolo Sapienza. Professore, buongiorno. Buongiorno. Lei una vita dedicata ai giovani, come nasce questa passione, professore? Nasce perché io ho studiato anche in un istituto salesiano e lì sono stato attirato dalla presenza di alcuni salesiani che mi hanno invitato a farmi salesiano e sono andato, poi ho fatto la domanda e sono stato accettato e mi hanno mandato poi a Torino per 3 anni e poi qui a Gesù Adolescente, dove ho conosciuto anche tuo marito. Intanto che ricordi ha di questa scuola e di questi ex allievi? Ho un bellissimo ricordo e oggi sono felice di vederli già tutti quanti invecchiati, cioè maturi, grandi. Sono quasi come me, io sono anch'io vecchio ormai, sono stato 32 anni nel Madagascar. E infatti questo, sì, è tornato da poco, sappiamo. Sì, e sono tornato l'anno scorso, nel 2014, sono tornato perché avevo un po' di problemi e poi qui mi sono rotto il femore, la gamba, la spalla, sono stato operato di prostata e quindi non sono più in grado di ritornare in Madagascar. Però com'è stata questa esperienza in Madagascar? È stata molto bella, anche lì c'erano giovani poveri e io ero sempre con loro. È molto bello, è stato. Hanno imparato tanto sicuramente. Sì, io lì non mi occupavo solo della meccanica, ma mi occupavo di tutti i laboratori. Facevo il direttore della scuola professionale. C'è un ricordo particolare che ha di questi luoghi o di qualche ragazzo in particolare? Beh, i ragazzi sono uguali come sono qui, sono anche lì, ne combinano sempre di tutti i colori e qualche ragazzo ogni tanto mi faceva perdere la pazienza
Allora una volta... Lei si chiama Pazienza? Io mi chiamo Sapienza. Ah, Sapienza, giusto. Sì. Un ragazzo una volta, proprio perché non ce la facevo più, gli ho dato un calcio. E poi, quando io sono cambiato, è venuto a ringraziarmi. Mi ha detto, se lei non mi avesse dato quel calcio, io sarei oggi già un delinquente. E anche un altro fatto mi è capitato qui, a un altro ragazzo, che gli ho dato uno schiaffo. Io non davo quasi mai, non li toccavo mai i ragazzi, ma questo ragazzo poi è venuto a ringraziarmi pure, ha detto grazie signor Sapienza, perché se non era per lei io sarei morto pure io, perché un suo compagno è morto annegato, perché ha fatto il pranzo e poi ha fatto il bagno. Io avevo detto il bagno non si deve fare prima di 3 ore, e lui ha disobbedito. E poi ci ho dato uno schiaffo, ma poi ci ho comprato il gelato, ci ho detto io non ho niente contro di te, siamo amici, perché quello che ho fatto l'ho fatto perché io sono responsabile. Bravo, le ha dedicato la sua vita come ha fatto Don Bosco ai giovani. Ho sempre lavorato con i ragazzi, sempre, sempre, sempre. E ora mi dispiace che sono un po' così, che non posso più fare quello che facevo prima. Ma è sempre in compagnia, poi tra l'altro lei è sempre qui adesso da un anno, frequenta i posti di allora e con tutti gli ex allievi, quindi la tengono sempre... Sì, oggi sono contento di rivedere questi ex allievi che erano ragazzi allora e ora sono già nonni, già adulti. Adulti. E infatti mi domandano, ma chi sono io? Ma io se non ti fai riconoscere non ti conosco. Ma certamente. E così è stato bene. Oggi sono contentissimo di essere con molti di questi ragazzi. C'è qualcosa che avrebbe voluto fare che non ha fatto nella sua vita? Dedicarmi di più ai ragazzi, dedicarmi di più ai... perché leggendo Don Bosco mi sento un nulla rispetto a quello che ha fatto lui, ma lui l'ha fatto veramente perché la Madonna lo guidava. Forse io dovevo avere più fede nella Madonna per imitare di più Don Bosco. Ma anche lei è stato un grande professore, glielo diciamo noi, davvero, una vita dedicata ai giovani, tantissimi. Quanti anni è stato in Madagascar? 32 anni. Mamma mia, e vogliamo dire, 32 anni dedicati a questi ragazzi che veramente ha dato tanto. Siete fatti ancora, mi ricordo, oggi ci ho scritto in malgascio e li ho salutati ai ragazzi che vengono in Madagascar. Che bello, c'è qualcosa che vuole dire qui in telecamera a tutti i suoi ex allievi? Non dimenticate gli insegnamenti che avete ricevuto qui. Non dimenticate Don Bosco. Don Bosco è sempre il nostro grande protettore e ci aspetta tutti in paradiso. Quindi state tranquilli che Don Bosco ci prepara il posto. Cercate di essere dei buoni padri di famiglia. Amate i vostri figli, i vostri nipoti e siate sempre uniti. Lei è un grande uomo. Con noi oggi il grande professore Sapienza. Beh, io... più che professore, mi basta essere chiamato Salesiano. Salesiano, ecco, un vero Salesiano doc. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Grazie a lei. In compagnia del professore Gaspare Barbera, un grande insegnante, anche lei, di questo bellissimo istituto, Gesù Adolescente. Com'è stato insegnare in questa scuola, in questo contesto? Molto faticoso, ma con molta soddisfazione, perché i ragazzi che frequentano il nostro istituto sono ragazzi che vengono dal ceto popolare, e con famiglie disagiate, e quando uno arriva a trasformare un ragazzo sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista sociale, le stanchezze passano. Sicuramente. Già in pensione da quest'anno? Sì, da quest'anno sono in pensione. Ti manca la scuola? Ma un pochettino mi mancano i ragazzi, però ripeto, io sono abituato nei campiamenti, ripeto, a farlo subito, nel senso che... Vede giusto. Chiaramente, però ripeto, in un certo qual modo mi mancano i ragazzi. Un messaggio a questi ragazzi, lo vogliono mandare. Ma gli auguro che, diciamo, trovino...
lavoro, perché senza il lavoro non si può formare una famiglia, e non si vive serenamente. Io gli auguro solo questo, di essere altruisti. Bene. Di essere altruisti, perché io sono un tipo che, se posso dare, sono più contento se ricevo. Complimenti. Grazie. Grazie. Il salone è pieno di tantissimi ex allievi che oggi si sono riuniti tutti e noi ci avviciniamo al professore Giovanni Pipitone. Buongiorno. Buongiorno professore. Di cosa si sta occupando in questo momento? Io in questo momento sto facendo le veci del segretario dell'Unione Ex Allievi di Palermo. Quindi in questo momento mi sto occupando di registrare tutti gli ex allievi intervenuti oggi per continuare il contatto con loro, in modo tale da avere le email, i numeri di telefono. Nel frattempo gli diamo la tessera rinnovo annuale più lo spillino degli ex allievi. Che bello, complimenti. Grazie. Com'è stato insegnare qui? Com'è? Ancora tu insegni? Non sei in pensione? No, io ancora insegno. Insegnare è bellissimo. A me piace insegnare, lo continuo a fare da 37 anni e vorrei continuarlo a fare. Cosa ti danno questi ragazzi? No, mi danno che mi mantengo giovane con loro. Che bello, è vero. Quindi io temo il giorno in cui andrò in pensione, però cercherò in modo di continuare a dedicarmi a loro. E cosa ha dato a te questa scuola? A me ha dato tantissimo in termini di valori, di conoscenze, di affetto, insomma un sacco di cose. Un messaggio ai ragazzi in telecamera. Un messaggio ai ragazzi. Ragazzi, amate il lavoro che fate, fatelo con passione, fatelo bene, mi raccomando, e soprattutto cercate di mantenervi sempre in contatto con noi, va bene? Perché siamo una grandissima famiglia, gli ex allievi. Un bacione. Grazie mille. Di che, grazie a te. Now folks, listen to the story of Hank DeGunn, who lived in a time when man and horse were one. Born in the back streets on the wrong side of town, but a man called him son when laid her money down. Hank never learned to read or write, just played with guns, fooled around all night. His mama told him, Hank, you better get tough. Boys in the barroom said, this life sure is rough. Right away, rest is outlaw. Right away, no matter where you go. Forgotten hero on a lumbering journey. Right away, cause you can't stay, you know. Ho scelto questa scuola perché volevo fare qualcosa di nuovo e qualcosa di diverso, e soprattutto perché mi piace molto lavorare con i computer. Questa scuola, grazie a questa scuola ho conosciuto diversi programmi come Photoshop e Illustrator. Con questi programmi posso modificare delle semplici immagini a mio piacimento. Questa scuola offre gli stage al secondo e al terzo anno, e questi stage sono un'esperienza abbastanza importante perché ti permettono di prendere confidenza con il mondo del lavoro, con le aziende e con i datori di lavoro. Io sono Manuel, mi piacerebbe diventare un operatore grafico per mettere il mio tocco personale a riviste, immagini, siti web, che appunto è una cosa che mi piace. Come diceva il mio compagno all'inizio, lavorare con i computer mi piace tantissimo perché, avendo molti programmi a disposizione, posso immaginare la qualsiasi. Lavorare nelle aziende sarebbe una cosa bellissima. Molti alunni dopo lo stage nemmeno riescono a godersi le vacanze estive perché appunto già sono sotto contratto di lavoro. Quindi è un'esperienza bellissima. Right away, rest is outlaw. Right away, no matter where you go. Forgotten hero on a lumbering journey. Right away, cause you can't stay, you know. Al Gesù Adolescente, Istituto Salesiano meraviglioso, il professore Sabatino. Buongiorno. Buongiorno. Salvatore. Salvatore. Come
è stato insegnare in questa scuola? Perché adesso lei è in pensione? In pensione da qualche anno, si ricorda, diciamo, tutta l'attività svolta in questi lunghi anni, sono passati centinaia e centinaia di ragazzi, è un piacere ritrovarli. Sicuramente c'è anche un po' di nostalgia. Ma sicuramente. Perché uno ricorda il passato, ricorda gli anni. È chiaro che la formazione professionale rispetto a come era agli inizi, diciamo, della mia carriera qua formativa è molto cambiata. Anche se i salesiani cercano sempre di stare a passo con i tempi, non so, inserendo nuovi corsi, superando i vecchi corsi, diciamo, che ormai la nuova tecnologia ha superato. E insomma, si lavora, si continua, si cerca di stare a passo con i tempi. Ha un ricordo particolare di qualche allievo o di qualche episodio? Se ne possono ricordare tanti. Diciamo che un ragazzo dei primi anni proprio di attività, che proprio si era innamorato della vita di San Giovanni Bosco. E ricordo bene, questo ragazzo è venuto a mancare, e diciamo che nel periodo in cui ha vissuto quegli anni qua in laboratorio, nei Salesiani, era molto attratto e ne parlava spesso del triduo di Don Bosco. E questo ragazzo poi a chi chiedeva un po' che impressione, dice: noi siamo come delle spugne che assorbiamo sempre tutto quello che ci viene detto di San Giovanni Bosco. Diciamo che l'istituto ha sempre mirato e curato prima di tutto la persona e poi il lavoro, anche se, ma sicuro principalmente, anche non so, avendo avuto a che fare con aziende, con il mondo del lavoro, diciamo che gli imprenditori non cercavano la formazione tecnica principalmente cercavano la formazione umana, diciamo, la persona, la... Certo, tutto questo è importantissimo. Un messaggio ai ragazzi? Messaggio? Sì, vuole dare un messaggio a tutti i ragazzi che sono in telecamera, tutti quelli che verranno, quelli che ci sono stati? Beh, sicuramente di stare sempre a seguire, ad ascoltare i consigli dei salesiani, perché è una istituzione che cerca di stare sempre a passo con i tempi, mantenendo sempre lo spirito e gli insegnamenti di San Giovanni Bosco, che penso che anche in questo periodo sono attuali, la società è cambiata rispetto agli anni in cui ha vissuto San Giovanni Bosco, ma i problemi rimangono e c'è molto bisogno di questa gente. Sicuramente sì, grazie mille. Prego. Watching love drifting away,
Buongiorno, sono Angelo Santoro, sono uno dei formatori del CNOS FAP di Palermo del Gesso Adolescente e mi occupo per quanto riguarda la saldatura. In questa scuola noi svolgiamo diverse tipologie e procedimenti di saldatura, ad esempio la saldatura con elettrodo, la saldatura a filo continuo e saldatura TIG. I nostri ragazzi frequentano la saldatura due volte alla settimana per 3 anni. Al quarto anno scegliamo i migliori e in più gli facciamo fare un corso per quanto riguarda il conseguimento della certificazione di saldatori. Posso dire che questo tipo di attività, quindi questo tipo di lavoro, dà la possibilità ai nostri ragazzi di trovare immediatamente occupazione. Noi riceviamo continuamente delle richieste per quanto riguarda i saldatori qualificati. Molti ragazzi qualificati hanno trovato occupazione sia in Italia che all'estero, dandoci degli ottimi risultati. Quindi io vi volevo salutare e augurare ai miei ragazzi, andiamo a lavorare, dai, avanti, su. Grazie dell'intervista. Di Pietro Di Noto, il presidente degli ex allievi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Come mai presidente? Mi ci hanno fatto, non l'ho scelto io. Sì. Compito, sono onoratissimo, mi hanno scelto, comunque. Una carica per me molto prestigiosa, sono orgogliosissimo, spero di portarla avanti con giusti meriti. Lei è allievo degli anni? 78, 1978. 78. Fino a 81. Ecco, fino all'81. Elettromeccanico ero un elettromeccanico e ho fatto i 3 anni là e poi ho proseguito con la cultura dei salesiani, però poi mi sono diplomato e poi sono andato a finire che faccio gelate. Gelati? Gelati, sì, ecco, sono questa gelati. Scuola le è servita per altre cose oppure questa scuola è stata la base per tutto, perché mi ha dato il concetto e il sistema per il lavoro, quindi una educazione di formazione che mi è servita nella vita, mi serve tuttora. Scuola di grande formazione. Scuola di grande formazione e interfacciarsi anche con gli altri, quindi è strepitoso averlo fatto e speriamo che anche per i miei figli lo potrebbero avere la stessa fortuna mia di poterlo fare. Sicuramente, quindi si occupa di gelati. Di gelati, sì. Ed è stato da Antonella Clerici. Ci continua ad andarci, tra l'altro. Diciamo che ho un contratto che ogni 15 giorni sono là a fare i gelati. Settimana scorsa ho nominato pure e ringraziato i salesiani per l'ho fatto pubblicamente in Rai per lo studio e per il sistema che mi hanno dato per poter andare avanti in questa attività che mi è servito tanto. Quindi ecco il motivo per cui siamo qua tutti riuniti oggi, spero di poter essere un inizio sempre di una lunghissima serie. Sicuramente. Un messaggio anche a lei e ai ragazzi. Ai ragazzi di apprendere e portare avanti in nome di Don Bosco tutti gli insegnamenti che possono apprendere in queste mura che sono sacre. Sono sacre davvero. Grazie mille. Grazie a voi. In compagnia del professore Damiano Gulino, elencaci. Grazie. Tutto quello che insegni, perché so che sono tante cose. Allora, io sono ex allievo degli anni 90, lavoro in questo istituto subito dopo aver finito l'ultima qualifica,
dal 1991, quindi già siamo quasi a 25 anni di attività. In questo momento insegno nel settore meccanico, come disegno e tecnologie meccaniche, e nel settore grafico insegno informatica e fotografia. In più mi occupo anche di quelle che sono le attività di orientamento, quindi il rapporto con le scuole, le iscrizioni e quello che è comunque il contatto formazione scuola media. Bellissimo. Queste sono le mie attività. Cosa ti ha dato questa scuola? Tantissimo, devo dire tanto, perché sono cresciuto qua dentro. Avevo 14 anni quando sono entrato in questo istituto e da allora non ci sono più uscito. Ho fatto la scuola qui, mi sono formato qua dentro e subito dopo mi hanno richiamato per poter lavorare qui e portare quella che era l'esperienza ai giovani di oggi. Un messaggio a questi ragazzi che sono alunni tuoi e quelli che verranno? Quello che dico sempre ai miei ragazzi è di impegnarsi, cercare di apprendere il più possibile, ma non soltanto quello che è il lato professionale, perché comunque è importante sì la formazione professionale, ma capire dove loro vivono, capire cosa vogliamo trasmettere noi come formatori, perché comunque non siamo soltanto insegnanti e formatori di un mestiere, ma noi cerchiamo di dare quello che è una formazione umana importantissima per poi spenderla nel mondo del lavoro, nella famiglia, per il loro proseguo. Grazie. A voi. Il grandissimo piacere di stare accanto al professore Vincenzo Saieva. Buongiorno. Buongiorno. L'esperienza in questo bellissimo edificio, Gesù Adolescente. 36 anni fa, quando sono entrato qui, ho avuto subito un impatto vedendo questi ragazzini alle prime armi che dovevano imparare un mestiere. Avevo paura di inculcargli qualche cosa. Però oggi devo dire che molti ragazzi hanno capito il mio linguaggio, il mio modo di fare e la passione che metto nel lavoro, perché ci vuole molta passione per poter fare una professionalità qualsiasi. Sicuramente. Spendibile. E ho avuto veramente delle grandi soddisfazioni con molti ragazzi che sono diventati imprenditori, hanno delle belle officine. Lavorano onestamente, sempre con il linguaggio di Don Bosco, di essere un buon cristiano e un onesto cittadino. Complimenti davvero, un messaggio a questi ragazzi. Di fargli tanti auguri di bene e pensare sempre che tutto è difficile, però è tutto si può fare, perché bene. Un uomo l'ha costruito, costruisce una cosa, un altro la può modificare, la può generare anche meglio. Benissimo, ho letto l'intelligenza nelle mani. Intelligenza nelle mani, proprio questo noi cerchiamo di dare, a inculcare non solo la parte teorica ai ragazzi, conoscenza dei materiali, delle tecnologie, ma anche di avere un'intelligenza manuale, perché oggi in Italia proprio la manualità è quella che manca. Tutti siamo diventati tutte macchine operatrici, tutti. Invece col vecchio sistema dell'artigianato si creavano le cose più belle, anche cose di grande arte, grande valore, tipo il fabbro che faceva il lavoro in ferro battuto ora non esiste più, si comprano tutti i pezzi e si vanno saldando, cioè queste cose non... La grande manualità è vero, è finita, l'intelligenza manuale è finita e noi cerchiamo di inculcargli ancora questo, perché io sono convinto che questo deve ritornare, perché non si può essere tutto automatizzato. È vero, complimenti, grazie mille. Grazie a lei. Puoi dir che al mondo avrai ogni dolcezza, finché di babbo e mamma hai la carezza. Alleluia, 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 alleluia.
e difendimi, tendi a me il tuo orecchio e salvami. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Sei tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberi dalle mani del malvagio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Veramente ringrazio il Signore di essere qui, mi sento indegno a presiedere questa liturgia così bella, così solenne, così importante, perché come salesiano, quando si parla di Don Bosco è sempre commovente, perché ci si vede, no? Rispecchiarsi come colui che è un modello della tua vita, su cui ognuno di noi pensa, Don Bosco che farebbe in questo momento? Don Bosco aiutami, che cosa devo dire, che cosa devo fare? E poi quando camminando giorno per giorno nella quotidianità ci si rende conto che voltandosi un tantino indietro si vede una scia già, come dire, spianata che qualcuno ha preparato prima di te e che tu ti sei lasciato coinvolgere e hai seguito trascinandoti i giovani appresso, è un qualcosa di misteriosamente bello. Poi si aggiunge quindi festa di Don Bosco, per un salesiano è commovente parlare del proprio padre, perché tocca l'intimità delle nostre scelte ed è una scelta di gioia, di onore. Poi ti tocca vedere gli ex allievi, che sono coloro che con il loro sguardo si distinguono da tutti gli altri perché brilla quella gioiosa appartenenza a una grande famiglia, alla famiglia dei figli di Don Bosco, che hanno lo stesso linguaggio, che hanno la stessa caratteristica, che hanno la stessa formazione in tutte le parti del mondo. E quindi oggi, anche questo, un'altra occasione, è quella in cui ci si trova davanti a persone più grandi di noi, più grandi di me, che hanno in eredità questo segreto meraviglioso della potenza della presenza di Don Bosco. Poi abbiamo i giovani, che sono così ricchi di speranza, di gioia, di entusiasmo, di riflessione, di preparazione e guardano noi dicendo ma se i salesiani, gli ex allievi o coloro che frequentano la casa del vostro sono così, forse pure io ci vorrei diventare. Oggi è festa per noi, è festa perché ringraziamo il Signore di averci dato questa figura. Io vorrei in qualche modo riflettere con voi su qualche tema. Tutti conosciamo Don Bosco, è inutile raccontare le cose di Don Bosco, ma bisogna riflettere su qualcosa che Don Bosco mi ha lasciato, ci ha lasciato. Il Vangelo della domenica scorsa, che oggi abbiamo continuato, diceva che Gesù è entrato nella sinagoga come al suo solito, gli è stato dato il libro del profeta Isaia, ha srotolato questo libro e comincia a dire: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con unzione, mi ha mandato a portare il popolo in annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno di grazia del Signore. Beh, fin qui Isaia. Gesù aggiunge con forza: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Noi ascoltiamo una persona che parla che cosa? Parla la parola. Cristo Signore è la parola di Dio. Sono felice perché da lontano ho visto questo bellissimo stendardo del Presidente e del Segretario da stamattina che ricevo i messaggi a tutto il mondo.
siamo tutti uniti dall'India fino all'America Latina, è bellissimo oggi celebrare Don Bosco, è bellissimo sapere che Don Bosco oggi è qui in mezzo a noi, grazie a Don Peppa, le sue bellissime parole, grazie agli amici che hanno portato avanti questo progetto della rinascita dell'Unione ex allievi del Gesù adolescente. Come diceva Don Bosco, vi voglio bene, mi avete rubato il cuore. Buona festa! No, più distante, sono io qua il protagonista, va bene? Oh. Ma noi siamo i giovani. Appena finita la messa di Don Giuseppe, meravigliosa, veramente, io forse non ho mai assistito a una messa così bella. È Don Bosco oggi, oggi è Don Bosco. Quindi oggi è la festa di Don Bosco e di tutti gli ex allievi che ci sono stati. È la famiglia salesiana di tutto il mondo che oggi guarda, alza gli occhi al cielo e ringrazia Dio di averci dato un suo figlio, un pastore, un uomo padre, maestro, amico di tutti coloro che lo hanno incontrato. Anche noi salesiani siamo ex allievi, siamo cresciuti all'oratorio, nelle scuole, siamo rimasti affascinati da questa figura. E come dicevo durante la messa, per noi parlare di Don Bosco vibra il cuore, perché è colui che ti dà la motivazione, è colui a cui tu dici grazie per avermi scelto, sono contento di essere tuo figlio, e ogni tanto dici ma chi me l'ha fatto fare, ma sempre Don Bosco dentro il cuore ci sostiene, soprattutto quando vediamo il sorriso dei giovani, e quello ci conforta. Ecco, questi ragazzi che sono attorno a noi, padre. Allora, ex allievo della scuola professionale, ragazzi del gruppo appartamento Don Bosco, che oggi inauguriamo anche con questa sede qui al Gesù Adolescente. Ah, bellissima. Sì, sono i miei figliuoli. Padre, complimenti davvero. Grazie, grazie. Lodiamo. Speriamo di rivederci prestissimo per un'altra cerimonia bella come questa. Benissimo, ringraziamo il Signore e auguri Don Bosco. Auguri Don Bosco, arrivederci, grazie. Ciao. Grazie. Scusate. Permesso. Ti rivedo dopo tanto tempo. Dopo tanto tempo. Il mio è un grande piacere poterla rintervistare dopo qualche anno. Ma parliamo di Don Bosco. Di Don Bosco parliamo oggi sicuramente. Sì. Ex allievo. Beh sì, 8 anni al Don Bosco di via San Polo. Però Don Bosco te lo porti dentro per tutta la vita. Io particolarmente credo di averlo avuto insieme a me nella mia cella in carcere di Re Bibbio per tutti questi 5 anni. Mi ha preso per mano, non mi ha mai lasciato, mi ha condotto in un luogo difficile, mi ha fatto compagnia, mi ha dato forza, mi ha dato coraggio. E soprattutto mi ha rafforzato nel proseguire quell'educazione salesiana che fa parte dei valori di ognuno di noi. Quindi oggi qui a ricordare dopo 5 anni da libero San Giovanni Bosco. Che insegnamento ti ha dato Don Bosco? Ma l'educazione salesiana è un'educazione di valori, di rispetto delle persone, di scelta di una vita nell'umiltà e nella consapevolezza del bene dei giovani e della ricchezza della famiglia. Don Bosco ha soprattutto con la sua scuola
dato il messaggio forte che la morale è un'educazione, non può essere una regola. Partendo da questo ha scelto di prevenire piuttosto che di reprimere, di educare piuttosto che di condannare, quindi è quell'insegnamento che ti porti dentro e che rimane parte integrante dei tuoi valori per tutta la vita. Un messaggio ai ragazzi, tutti i ragazzi di Don Bosco e non. Ma il messaggio è quello di vivere la vita, perché la vita va rispettata e va vissuta. Il messaggio di stare nelle famiglie, di soprattutto di cogliere il grande valore della famiglia e del rispetto della famiglia, e non fare l'errore che ho fatto io, che ho dedicato troppo tempo ad altro e ho poco tempo alla mia famiglia. È una delle cose che mi porto come rimorso adesso, però da questa mia esperienza vorrei che gli altri non facessero lo stesso errore che ho fatto io. Recupererà. Grazie. Professore di vita, cos'è stato oggi per lei questo giorno? Una grandissima giornata, il piacere sempre di rivedere i miei ex allievi, il piacere di stare assieme, soprattutto qui a Paolo. Aspetta, grazie. Grazie a lei. Yes, if you wanna run cool, you got to run.